oggi dopo palestra è sabato, dico anche che giorno è, voglio farmi qualcosa di buono, giusto, appetitoso e che mi dia proprio la botta di vita alla grande. Allora facciamo tagliatelle o fettuccine con guanciale e asparagi, che bontà. Allora, tagliatelle, l'amico mio Leonardo Carassai, poi guanciale, cipollotto, parmigiano, asparagi, pepe e un goccio di vino. Iniziamo subito. Allora, la prima cosa, che roba, ah, apriamo un po', vediamo un po' com'è. Tiè, guarda che colore, tiè, qualità strepitosa, guardate che bello, stagionato il giusto, perfetto. Guardate qua, è importante, io tolgo tutta questa parte più gialla che non è buona, guardate così, vedete? Perché si sente, noi diciamo, lo definiamo rancida, quella parte lì ingiallita, va tolta, come sui salumi, sul prosciutto, quando vedete questa parte più gialla la togliete, perché altera il gusto strepitoso di questo guanciale. Taglia a dadini, la assaggiamo? Mario, lo so già? Bontà. Metto il guanciale qui nella nostra bella wok, così andiamo a 7 e piano piano lo facciamo sudare. Sì, Mario, lo facciamo sudare piano piano, piano piano. Mentre si stufa il guanciale, pensiamo agli asparagi. Guardate che sono belli. Da che si vede se sono belli o meno? Devono scrocchiare, devono scrocchiare. Ecco, per come si è imparati. Ah. Allora, c'è un punto che è più duro, no? È questo qui. Vedete, si leva. Questa parte la potete utilizzare per fare un brodo, per il sempre risotto. Sì, lo vuoi? Tieni, tira, vai. Oh. Mi ho dato qualcosa da giocare, così sta buono. Poi, le rondelle le utilizziamo all'inizio. Eccole qua, guardate che bello. Mario, ti stai sempre a parlare? Te posso, no? Papà non ancora lo dici però. Vai, papà, vado così. E tengo le punte degli asparagi proprio per cuocerle all'ultimo. Eccole qua, così. Una cosa importante, mi raccomando, perdeteci un po' di tempo, piano piano lo facciamo sciogliere questo grassetto, il fuoco medio, così piano piano. Oh, noi amiamo, quando uno ama cucina bene, mi raccomando. Guardate qui, piano piano, ah, che spettacolo, coccoliamolo, questo è il nostro amore. L'amore come si fa? Si tratta bene, no? I nostri amori, vai, così, ci siamo quasi. Prendo il guanciale, lo separo dal grasso, poi un goccio di vino, sfumiamo tutto, facciamo ben evaporare la parte alcolica, mi raccomando, e intanto qua mi dedico a sto cipollotto meraviglioso, sto gioiellino, voglio soltanto il verde, taglio così, sottile, 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 ecco qua, sfumato il vino, metto qui. Rimettiamo sul fuoco, senza lavare niente, asciugo, olio, quello buono, Giorgio Franci, questo, metto il cipollotto, zacche zacche, poco, vedi, pochissimo olio, le rondelle degli asparagi, bella, abbondante, ricca, primo e secondo, tutto c'è qua dentro, poi un goccetto d'acqua, così, vai, adesso facciamo cuocere, butto la pasta. Siamo in 3, Mario, mangiamo uno normale, uno grosso, poi si avanza questa, la sera sai com'è, ripassata. Allora, adesso aggiungo pochissimo di questo grassetto buono sgrassato con un po' di vino. Poi la pasta, bella al dente, questa è pasta all'uovo, bella bagnata, si deve insaporire bene. Adesso ecco qui, guardate qua che roba, che colore, questo giallo delle uova e il verde degli asparagi. Meraviglioso, mi raccomando, non aggiungete grasso, l'acqua deve essere quella cosa che insieme all'aria della pasta fa la cremetta. Poi venite qua, metto le punte degli asparagi, tanto ancora hanno un pochetto, le nostre tic tac di guanciale. Poi mi è da ridere a me,
Noi dobbiamo ridere perché noi ci divertiamo in cucina. Pepe nero. Mamma mia. Assaggiamo. Un po' di sale, poco poco, eh. Così. Adesso spengo tutto. Parmigiano. Oh, abbondante. Lo farà? Non lo farà? Il nostro meraviglioso suono? È morbida. È coccolosa. Vai. Però manca un pochetto. Un po' d'umidità manca. Vado. Ah, senti. È lei. Mamma mia, ragazzi. Ma, no, guarda qua che spettacolo. Tieni, vai, guarda che roba. Mamma mia. Vado all'assaggio. Tieni, guarda qua. La fettuccina bella così morbida. Prendo un pezzo di guanciale. Scrocchia. L'asparago, la punta dell'asparago è croccante. Il guanciale con la sapidità. Il parmigiano che abbraccia tutti e vi dice buon sabato a tutti quanti. Un bacio e un abbraccio a tutti, ragazzi. Che bontà ho. Mamma mia, guarda che è, guarda che roba qua. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.